Ciao a tutti e benvenuti, sono Leo Fari, anche se una veste diversa dal solito. Allora, mi stanno preparando psicologicamente a Doom Eternal già da un po' di tempo. Ho rigiocato a Doom 2016, ho ripreso in mano Doom VFR che potete trovare nel canale, se siete curiosi di vederlo, molto molto bello. Finalmente tocca Doom Eternal, 4 anni di attesa praticamente, ma ne è valsa la pena a quanto pare, perché le recensioni sono davvero davvero positive, per cui non vedo l'ora di giocarlo. Mi raccomando, se vi piace il video lasciate un like, lasciate qualche commento e... se siete qui per la prima volta, valutate l'iscrizione al canale perché per me è davvero, davvero importante. Allora, cominciamo con la campagna. Nuovo slot. Troppo giovane per morire. Fatemi male. Ultraviolenza. Incubo. Allora, io direi di non rendere l'esperienza frustrante né per me che ci sto giocando né per voi che seguite la serie. Per cui, fatemi male va più che bene. Sembra un controsenso, ma va bene così. Inferno sulla terra. Contro tutto il male che l'inferno può evocare, tutta la crudeltà che l'umanità può produrre, abbiamo deciso che manderemo soltanto te. Falli a pezzi finché non sarà finita. Sono prontissimo. Tieni pronto per saltare. Ma siete pazzi! Porca vacca, miliardi di vittime. Preghiamo adesso, fratelli. Pregate che stia vegliando. Vi prego, mi sentite? Se qualcuno mi riceve, se c'è qualcuno là. Eccoci. Credo. Tento di acquisire il segnale del sacerdote. Prega. All'incirca il 60% del pianeta è stato consumato dagli invasori. Classico pompa. Bethesda Softworks il presenta. Il sacerdote è agganciato. Indico il bersaglio, ma il segnale non reggerà a lungo. Perché è lui quello che temono, non l'uomo. O i suoi eserciti. Essi temono il marchio della bestia. Ah, finalmente un gioco cazzuto. Musica a tema, giustamente. Heavy metal mescolato con l'elettronica. Che sono carico. Bene. Wow, è una sorta di bomba questo, sì. Però più veloce di quello del Doom precedente. Lo indico sul visore. Bene. Munizioni, grazie. Apriti sesamo. Uccisioni epiche. Quando danneggi abbastanza un demone, questo rimane stordito e comincia a lampeggiare. Quando sei vicino premi E o mouse 4 per eseguire un'uccisione epica. Eseguire un'uccisione epica genera sempre risorse di salute. Meno salute hai, più ne viene rilasciata dai demoni. Ok. E invece su quello precedente era con la F, eh. Va bene, ok, sei bello resistente, capito. Oh, mi ha fatto rientrare la testa. Motosega, di già. Tutorial per la motosega. Premi C per uccidere un demone all'istante con la motosega e rifornirti di munizioni. La motosega necessita di carburante. Le taniche di carburante riforniscono la motosega. La prima barra di carburante si rifornisce lentamente nel tempo. Solo la prima, quindi per uccidere i demoni... più mezza sega, diciamo, per capirci.
Ah, devo premere C e la tiro fuori sul momento, ho capito. Figata. Mentre in quello precedente tenevamo la motosega in mano e poi si andava a squartare. Ok, utile a sapersi. La camera di Dig Nilux. Di qua. Oh cazzo. Bersagli da picchiare. What? Ah, doppio salto. Vabbè, ok, qua non c'è bisogno di leggere, vai. Un potenziamento arma. Tutorial selezione modulo arma. Questa è la schermata di selezione del modulo arma. Interagisce con un mod bot e poi sblocca un modulo per un'arma disponibile. Sfrutta i moduli per espandere le potenzialità delle varie armi. Bombe adesive, fuoco automatico. Uilala, ma va? Ma diventa un pompa mezzo cannone Gatling, what the fuck? Questo cazzo. Bene. Oh sì. Per attivare un modulo arma premi tieni premuto il mouse 2. Dunque premi il mouse 1 per sparare. Consulta la descrizione dei vari moduli nel dossier per saperne di più. Esplora il mondo di gioco per trovare altri mod bot ed espandere le capacità delle tue armi. Ah. Wow. Tutti e due i tasti assieme, ho capito, sì, bene. Pronto. A parte il fatto che per queste mezze bippe diciamo che non ha molto senso, eh. Bello fluido, ragazzi. Ottimizzato. Bene, sembra. Mamma mia, che carneficina. L'ha tirato fuori da solo, eh. Evidentemente non avevo più colpi. E si va di motosega, ok. Perché è così pochi colpi? Ma mi hanno invertito il colore della salute della corazza qua. Hanno messo la corazza in verde. No vabbè, ma in realtà è la stessa, l'hai detto una cazzata. Grazie. Finito? Bene dai. Come prima sala, per essere difficoltà normale, mica male, eh. Mica male. Ecco, 16 colpi, onestamente. Per un pompa Gatling, diciamoci la verità, sono un po' pochetti, eh. Un po' pochetti. Navi infernali. Dopo leggiamo, ragazzi, la voce del codex. Uila! Non puoi intaccare la mia anima! Ma è Thanos questo! Più vecchio! E più magro! Grande! Oh! Sarà il nostro portachiavi questo! Portachiavi porta fortuna! Decisamente irriconoscibile. Eliminato il primo sacerdote. Consunzione demoniaca terrestre scesa del 36,8%. Rilevo altri due sacerdoti. Bombe adesive. E d'altronde questa c'è da potenziare e basta. Per cui a meno che... Maestria, potenziamento, recupero rapido, trasformazione più rapida, piedi rapidi. Infatti non posso fare altro. Bombe adesive, va bene. Ok, però per cambiare modulo R, come nel primo? Vediamo.
Premi F. Ah, ok, hanno rivoluzionato i tasti, grazie mille. Eccola qua la bomba adesiva, perfetto. Muoviamo anche questo modulo, che sono curioso. Indicatore obiettivo, mostra dov'è il tuo obiettivo attuale. Lo trovi sulla bussola e sull'automappa. Thank you. Boom! Faico. Ma comunque voglio il cannone Gatling. Sta disintegrando. Munizione all'esaurimento. Mamma mia, mi pare di giocare Resident Evil. Ah, pure? Che storia. Punto debole Arachnotron. Certi demoni hanno punti deboli che possono essere colpiti per infliggere loro danni extra o possono disabilitare le loro abilità. I punti deboli lampeggiano di rosso quando vengono danneggiati. L'Arachnotron è un demone pesante con attacchi a distanza. Il suo punto debole è la torretta, distruggere per impedirgli di attaccarti da lontano. Esplora i codex per saperne di più sui punti deboli dei demoni. Va bene, ma qua c'è della roba da prendere. Yes sir. Bene, adesso possiamo andare avanti e fingerci Lara Croft, eh? Voilà. Ma infatti leggevo nelle notizie delle sezioni platform di questo gioco, che stranezza. Ui là. Cazzarola. What? Vai che ti disintegro! Che spettacolo! Quindi qualche cieco. Vabbè, non pensate male ragazzi, dai. Non intendevo quello. Resistenti questi, eh? Liscio. Che sia il fucile d'assalto, me lo auguro. Anche perché rimanere sempre senza munizioni in un gioco come questo sto un po' sul cazzo, eh. Diciamoci la verità. Non è sua mamma. Niente, non mi vogliono dare munizioni questi, eh. Ruota delle armi. Premi Q o mouse 5 per passare rapidamente l'ultima arma usata. Va bene. Cannone pesante. Nessuna mod attivata, ok. Quindi non scende in mira questo, eh. Almeno non ora. Questa è l'automappa? Terminale automappa. Trovando un terminale automappa rivelerai sulla mappa tutte le zone non ancora scoperte. Puoi visualizzare la mappa nella sezione mappa del dossier tab. Ricordati che man mano che esplori una zona, l'automappa può indicarti preziosi oggetti nel mondo di gioco. Perciò consultale regolarmente per verificare cosa hai scoperto. Ok. Continuiamo con il devasto. Giusto per capire che arma è. E sembra un fucile mitragliatore. Adesso l'ho provato a colpo singolo, dato che i colpi sono pochi. Vediamo un po' com'è a ripetizione. Bello, eh. Un bel feeling. Ma d'altronde ragazzi, ID Software. Sono lì a fare lei, soprattutto.
chi li sa fare, chi li sa fare. Bethesda qua ha pubblicato un signor gioco. Mamma mia, spettacolare. Questo? Da lì sopra? Io speravo di avere le granate, onestamente. E invece no. E stiamo pure morendo. Via. Wow. Cazzo, cazzo, io. Datemi vita. Mamma mia, sono messo male. Per fortuna. One up, una vita up. Vita, per cortesia. Dai. Di nuovo. Dove? Avevo sentito qualcuno di qua. Aha. Ok. Segreto scoperto. Vite extra. Ma c'è finito questo qua? O poi c'era questo punto di domanda qui che si raggiunge da sopra. Va bene, dai ragazzi, qua. Ecco qua, vi vedere. Ah, furbacchione. Giocattolo trovato, imp. Gioco cazzuto. Ecco, quest'arma qua è forte, però i colpi sono lenti. Accesso giallo. Non funziona il pugno qua, eh. Però nel Doom vecchio, tra virgolette, davano anche armature queste e munizioni. Qua invece non danno più una mazza. Peccato. Pensavo ci fosse un segreto là sopra, l'ho visto male. Brutto infamone. No, eh. Di qua. Arrampicarsi sulle pareti. Lo Slayer può aggrapparsi alle pareti bucherellate premendo E o mouse 4. Arrampicati, bla bla bla. Guardati intorno e quando sei pronto a staccarti salta nella direzione desiderata. Porca vacca. Fasi platform. Vabbè, semplice per il momento. Molto semplice, però ci sono. Scheda gialla. Imp a noi due.
problema è che quando faccio la versione Gatling diventa troppo veloce a sparare, diventa ingovernabile, tipo. E poi sprechiamo colpi, e noi non vogliamo sprecare colpi, vero? La purificazione della Terra è un passo necessario per un cammino verso un futuro più radioso. Grazie. Sporca. Cazzo, cazzo, cazzo. Vieni qua, bello. Ecco, dal frontale fa solo questa animazione, evidentemente. Vedremo se magari prendendolo dall'alto o dal culo, tra virgolette, cambierà qualcosa. Oh! Ok. Potenziamo questa adesso, oppure queste qua, no, qua non si può fare niente. Allora, mirino di precisione, ecco, immaginavo, e micromissili, questo qua è praticamente l'alter ego del fucile d'assalto del Doom precedente. Micromissili è una bomba, Il precedente era veramente qualcosa di devastante. Che figata! E questo cannone da spalla? No, vabbè. Tipo Predator, praticamente. Ah no. Speravo io. Granata frammentazione. Control o mouse 3, chissà qual è. Per lanciare una granata che esplode dopo l'impatto. L'esplosione danneggia e trasforma tutti i demoni nella sua raggelazione. Combinala con altre armi per aumentarne l'efficacia. La granata frammentazione si ricarica nel tempo. Vediamo, devo capire quali sono tutti questi tasti. 3, 4, 5, 6 del mouse. Tasto 3. Credo sia quello centrale. Infatti. E questo qua è corpo a corpo, volendo, va bene. Punto debole. Caco demone. Il caco demone è un demone dotato di una indole aggressiva e un morso potente. Puoi sorbirlo istantaneamente lanciando nella sua bocca una bomba adesiva. Ehi, sì. O una granata frammentazione. E chi è che ce la fa? Provato di lanciare la granata, ma a quanto pare si deve ancora ricaricare. Vabbè, peccato. Buono. Yes. Oh porca. Troppo vicina, One up? Ah no, armatura. Ah. Mamma mia, questo demone qua mi sta rompendo le palle. Perché è resistente? Carburante insufficiente, che spreco. Ah, finalmente una mossa diversa. Vita, please. Ah, bello. Un altro? Non sarebbe un problema se avessimo munizioni. Quello è il punto.
Ma mi sembra che sia uno spawn infinito di mostri in questo gioco, eh? Comunque, vediamo un attimo. Arsenale. Che cosa vuol dire one up? Che cosa vuol dire one up? Chi lo sa? Forse se muoiamo, muoriamo. Vabbè, insomma, se raggiungiamo la morte, ci fanno spawnare lì vicino? Per la vostra collaborazione durante la transizione. Oh, oh. Grande canestro. E quella bella armaturina lì. Così, vero? No, cioè, avevo capito che non dovevo tornare qua, però io pensavo di prendere la super armatura. Wow. La prendiamo? La prendiamo? La prendiamo. Grande. È posseduto. Ma che cazzo? Tentacolo. Bene. Vabbè, ma allora. Secondo me questo qua è il boss, eh? Così. Me lo sento. Ai 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 ai. Sali a bordo della cittadella. Mamma mia, mi sono dimenticato di premere. Ma... figata. Purtroppo non è morto quello lì, eh. E questo? Passiamo qua, se solo fossimo più magri. Tra l'altro noto con piacere che per essere un pompa è molto preciso anche da distante. Sarebbe il peggiore incubo quel nemico lì. Fuck, 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 fuck. Give me life, please. Mamma mia, per un pelo. Wow. Un inizio stratosferico. Sali a bordo della cittadella. E niente, col corpo a corpo non muoiono i nemici, eh.
corpo a corpo non muoiono. Serve solo per fare le esecuzioni. Ehi là. Bello. Cattiveria per stato puro. Morto così. Vorrei dire che mi dispiace. Ma delle munizioni? La Khan Mike è vicina. Si trova nella cittadella demoniaca. Indico posizione sul visore. Grazie Vega. Qui là. Ha scavalcato gli spuncioni. Il consiglio dei sacerdoti infernali è sopra la tua posizione. Le scansioni indicano un ascensore al centro della struttura. Risali la camera della cittadella. Ma dai, che ci passi qua? Vergogna. Viaggio rapido ti permette di teletrasportarti in punti specifici della mappa. Usalo per trovare oggetti aggiuntivi e completare eventi opzionali. Il viaggio rapido si sblocca verso la fine della missione. Usa nell'automappa. Ah. Mamma mia. Inquietante. Presente all'incontro, ma quando è fuori dal suo dominio, secondo i miei dati è indistruttibile. Wow. I due sacerdoti. Ma come può essere? Nessun uomo oltrepassa il cancello. Il mio portachiavi. Questo non cambia nulla. La consacrazione di questo mondo alla grande Khan Mike verrà compiuta e l'energia verrà ripristinata ancora una volta, proprio come è scritto. E questo grazie alle anime dei miscredenti. Tu non riuscirai a salvarli dal loro giudizio. Ti spacco il culo. Stai spingendo troppo oltre. Non puoi interferire. Questa è l'opportunità per gli umani di pentirsi. L'opportunità di servirci. Non puoi resistere alla volontà della Khan Mike. Sto attivando il portale. Poiché eri tu colui che era destinato a imporla. E il primo livello, ragazzi, è fatto. Detto ciò, mi raccomando, like, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie e alla prossima.